eseguito una custodia cautelare a carico di 16 persone gravemente indiziate di essere appartenenti ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti aggravata dal uso delle armi mediante la violenza privata, l'usura e l'aggressione commessa dalle persone, diciamo, delle persone. L'indagine, diciamo, coinvolge tre diverse attività investigative confluite nel medesimo procedimento penale che hanno portato all'ordinanza di arresto. Lo spaccato temporale che vede, diciamo, protagonista questa ordinanza è dal 2020 al 2024 e vede appunto queste tre indagini, una eseguita congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato, un'altra esclusivamente dall'Arma dei Carabinieri come lupo investigativo e un'altra come compagnia di Terracina. La prima delle indagini parte dagli attentati dinamitardi che sono accaduti, vi ricorderete tutti, nella città di Fonti nel primo semestre del 2022, dove sono state, diciamo, colpite le autovetture di molti soggetti appartenenti al gruppo avverso a quello investigato oggi, sempre operando su Fonti, e che, come ricorderete, è stato sgominato nell'aprile di quest'anno, che è il cosiddetto gruppo Ferri. Quella contrapposizione di attentati di dinamitardi è nata anche questa attività investigativa. Questa attività investigativa ha come base logistica la città di Fonti, ma si espande anche sulle piazze di spaccio di Latina, di Nettuno, di Fonti, Latina, Nettuno e Terracina. A Latina in particolar modo si sono inseriti anche, dovuti all'assenza di altri noti gruppi criminali che erano presenti su questa città fino a qualche anno fa, disarticolati dalle varie attività investigative della direzione distrettuale antimafia, che ha coordinato l'operazione dal 2020 ad oggi, e quindi tramite gli accoliti presenti su Latina si sono imposti mediante minaccia anche attentati per inserirsi nelle piazze di spaccio di Latina, in particolar modo nella zona dei Fabbri. L'Arma dei Carabinieri, diciamo, nel corso di questi anni ha sventato una serie di attentati traendo in arresto le persone che materialmente armate di pistola si stavano recando per minacciare coloro i quali volevano inserirsi nel traffico di stupefacenti all'insaputa del gruppo criminale che aveva come base di spaccio la città di Fonti. Le minacce, oltre ad essere state armate, sono state anche fisiche, in alcuni casi con aggressioni materiali alle vittime, sia di volersi inserire nel traffico di stupefacenti, ma anche di essere debitori e di non aver ottemperato ai pagamenti delle sostanze stupefacenti. Un'altra indagine che direi essere anche molto, diciamo, importante e sviluppata anche per come è nata, che riguarda sempre il medesimo gruppo, che sta sviluppando il sistema di comunicazione EncroChat, che è un sistema molto noto nell'ambiente criminale perché viene utilizzato per parlare e comunque comunicare tra di loro senza essere intercettati dall'autorità giudiziaria italiana. Come ricorderete, nel 2020 la polizia francese, a seguito di un'operazione congiunta con la polizia olandese, hanno sequestrato questo server in Francia, e tramite Eurojust è stata investita anche l'autorità giudiziaria italiana, in particolare il nucleo investigativo di Latina, tramite il FOS Carabinieri, si è inserito nell'analisi di questa EncroChat. E da questa EncroChat sono emersi foto in chiaro di armi, di droga, armi anche di guerra, che hanno consentito all'apparato investigativo dell'arma di denunciare soggetti che erano destinatari di questi foto per traffico di stupefacenti. Ricorderete anche un sequestro importante fatto nel dicembre del 2021, dove sono stati tratti d'arresto, anche in quel caso precedentemente alla Polizia di Stato, 8 persone che avevano sostanzialmente nel furgone una sorta di Santa Barbara, perché vi erano fucili, Kalashnikov, mitragliatrici, plastico, 12 kg di esplosivo e sostanza stupefacente a quelli. Era proprio un riscontro anche rispetto a ciò che era emerso all'interno di queste chat. Ha detto 16, una sola.
donna? No, una sola persona. Ah, una sola persona, ok. Comandante, ci può spiegare qualcosa degli attentati sventati? Cioè qualcuno stava per mettere a segno attentato, stava sparando a fondi. Voi siete intervenuti, avete quanti ne avete sventati? Gli attentati erano tre, e tutti e tre a Latina. Ricorderete, diciamo, anche nell'anno 2021 che sono state tratte in arresto tre diverse persone perché in possesso di un'arma da sparo. Quegli arresti erano a riscontro di questa attività investigativa e quindi quando dico che non sono stati sventati degli attentati mi riferisco a questi episodi. Quindi volevano sparare, uccidere questi soggetti? Diciamo che la controprova non ce l'abbiamo, sicuramente erano armati per essere maggiormente convincenti. Donne. Tra gli arrestati c'è anche una donna. Tra gli arresti in casa. Perché la movida e pub, ve l'ho detto, una delle piazze spaziali è quella che volevano controllare. Nella diretta sono state uscite. In quel periodo ci sono state anche delle liti in quella strada e una di quelle liti era anche dovuta. Quindi l'egemonia fondana, possiamo parlare in questi termini? Diciamo che questa indagine dimostra che la testa di questa organizzazione era localizzata su un conflitto. E poi ramificata.